Andiamo dal Museo Nazionale di Tecnologia a Milano. Siamo qua per fare un laboratorio Anima Toys, perché Toys, giocattoli, lavoreremo su un giocattolo. Dare nuova vita a questo giocattolo, dare una funzione completamente diversa. Il montaggio e poi riutilizziamo quelle parti per creare un altro giocattolo. Abbiamo il robot mobile, questa è la telaiatura principale. Quindi riuscite anche a dargli un ritmo. Fanny the Fenicopter, siete sicuri? Sì, sì. Siamo partiti da questo giocattolo, come quasi tutti gli altri. Abbiamo usato il motore delle orecchie per farlo muovere su questo asse, mentre il motore che faceva muovere le braccia su e giù l'abbiamo usato per far muovere le braccia del fenicottero e siamo riusciti a creare un artista eclettico. Per favore, facciamolo partire. Ma esprime il dissidio interiore passando dalle note alte a quelle basse senza via di mezzo. E come vedete non pone lo sguardo sul pubblico perché si sente un agnello tra i lupi. Come Dante. L'arma è l'arma diabolica del Paperotto, adesso potremo. Perché sembra, eccolo lì, cioè, scusa, puoi fare uno zoom su questo? Perché l'arma terribile è questa. Sì, però adesso parte con l'altra. È emozionata. Questo è il nostro progetto. Titolo del progetto Roboxilofono. Quindi si sposta e va a. Qua è un progetto piuttosto curioso che mostra un robot con la faccia di Putin, armato di due lunghe bacchette di legno, che colpisce Babbo Natale fatto di latta. Va bene ragazzi, allora diciamo così che il laboratorio finisce qui. Davvero grazie, perché almeno io personalmente mi sono divertito molto per il momento che ho partecipato, e adesso andiamoci ad ammazzare di buffetti.